anche al suo numero di telefono. Nel frattempo, in attesa che lo Stato italiano diventi più imprenditore, così come ci dice la Mazzucato, è il crowdfunding per noi estremamente importante. Il crowdfunding ci dà la chance di trasformare ogni buona idea in realtà. Io credo che ciascuno di voi conosca la storia di Kickstarter, quindi diamo il benvenuto sul palcoscenico a John Di Matos. Good afternoon, everybody. My name is John DeMatos. Mi chiamo John DeMatos. I work at Kickstarter. Lavoro a Kickstarter. Sono il capo della partnership tecnologica. Sono un onore per essere qui. Kickstarter è cominciato circa 5 anni fa. Una premessa molto semplice e molto modesta è che chiunque avesse un'idea creativa, che avesse una passione, potesse metterla in disposizione al mondo. Se il numero di persone interessate era sufficiente, lo potevano sostenere, il ritorno poteva essere tale per cui questa cosa poteva diventare realtà. Questa è stata la premessa su cui siamo partiti 5 anni fa ed è il nostro principio fondamentale ancora oggi. All'inizio abbiamo avuto dei piccolissimi progetti. Il primo era aveva raccolto $35, abbiamo fatto tanta strada sin da allora. Un qualcosa che ha funzionato molto bene, ha aiutato a portare e sviluppare progetti sorprendenti da 15 diverse categorie creative. Abbiamo avuto 70.000 progetti che sono stati sostenuti da più di 7 milioni di persone fino a 1,3 miliardi di dollari. È affascinante vedere come si può distribuire tutti questi soldi che sono stati raccolti da 7 milioni di persone. Nello specifico c'è un qualcosa che sta succedendo nella categoria della tecnologia, che è la fattura fondamentale di quello che poi salta fuori e porta vita a queste categorie. È Maker Faire, l'altra Maker Faire New York che si è tenuta a settembre. Abbiamo avuto 89 dei nostri creatori di progetto che hanno mostrato i loro progetti ed è venuto fuori che il 10% di costoro avevano lanciato dei progetti Kickstarter e c'è una ragione, questo era quello che ci spiegava Dale. La nostra comunità è allineata, persone che fanno cose estremamente creative, che vengono, partono dalla passione, utilizzano questo modo per condividere e utilizzano Kickstarter per condividere il progetto in maniera molto più difficile, diventare ambiziosi e creare progetti che poi vengono sviluppati. Ho qualche esempio da condividere. Innanzitutto abbiamo avuto 7 milioni di sostenitori, ma quello che ci mostra è che c'è una crescita costante. Più di 2 milioni di questi sostenitori hanno sostenuto più progetti. Si vuole sostenere questo sforzo creativo in vari settori e più di quel milione di persone hanno sostenuto 10 progetti. Io sono colpevole di 300 progetti da solo. È qualcosa affascinante per me, le statistiche di quanto hanno successo questo progetto. 44% dei progetti che sono arrivati alla Kickstarter sono stati finanziati con successo e l'80% dei progetti che raggiungono il 20% sono poi finanziati. E siamo una piattaforma globale, abbiamo sostenitori in tutto il mondo e di recente abbiamo aperto in Nord Europa e stiamo andando in giro per tutta l'Europa a creatori in maniera tale che loro possano lanciare i progetti anche dall'Europa. Questo è il Makey, una fantastica piattaforma per trasformare qualsiasi cosa in una tastiera. Ha avuto un enorme successo e sin da allora, nel giro di 2 anni e mezzo, è riuscito a evangelizzare chiunque, mostrare un percorso che significa essere un maker che vuole fare qualcosa, mostrare un percorso che lo rende di successo. Adesso ha uno studio e sviluppa vari progetti. Dale vi ha fatto vedere che vi ha spiegato come è stato quel percorso, quel viaggio, aiuta altre persone a lanciare progetti attraverso il loro consiglio e i suoi consigli. È veramente una componente della nostra comunità. Devin Eric nel 2012 hanno aperto l'Open RV Project, un robot sott'acqua che poi è stato gestito dal computer, che viene utilizzato per esplorare. Hanno costruito una comunità di tante persone che utilizzano questi robot e ci giocano, condividono informazioni, come fanno le cose e perché le fanno. Hanno creato la loro comunità di curiosità che è in parallelo, è parte della comunità più ampia dei maker. E
David ha fatto una fantastica esperienza, è andato avanti, ha scritto un libro che anche questo è stato una campagna Kickstarter da zero a maker, e vi mostra questo viaggio molto interessante, intimo, di che cosa significa non aver mai fatto niente eppure desiderio di fare qualcosa che ha un significato e voler andare a creare una comunità, e per noi è stato un onore essere parte di quella storia. E poi Ted Southern, che ha speso una tuta spaziale, vera tuta spaziale, che ha realizzato con l'aiuto di centinaia di persone, una tuta spaziale sulla quale sta lavorando adesso la NASA. È una cosa sorprendente che tutte queste persone lo hanno sostenuto. E questa è una delle cose che io preferisco, è una penna che stampa 3D, e la ragione per la quale mi piace tanto, perché fa parte dell'etica del maker, avere una penna che la sputa, filo, che può creare qualcosa, ma perché fa parte del momento abbiamo lanciato cinque progetti satellitari, fai selfie dallo spazio. Questa è la mia foto preferita, perché significa tanto, la famiglia di Kickstarter che facciamo al Maker Faire. Tutti quanti vogliono farne parte, tutto coloro che hanno fatto un progetto con noi, è un grande onore per poterlo fare, l'onore per noi farla alle Maker Faire. Per me simbolizza questo concetto che i soldi che vengono raccolti con Kickstarter ti portano lontano, ti consente di lanciare progetti, un business sostenibile, ma in fin dei conti è la comunità che conta, il gruppo di persone che ti hanno sostenuto e gli altri creatori con i quali lavori e crei queste cose. Grazie.